Il governo Mussolini dal 22 al 25 e il delitto Matteotti. Allora, abbiamo visto Mussolini è riuscito a diventare primo ministro di un governo di coalizione con pochi ministri, pochissimi ministri fascisti, ma lui già, oltre ad essere primo ministro, tiene per sé anche le cariche di ministro dell'interno e di ministro degli esteri, quindi insomma aumenta notevolmente il suo potere. Poi ovviamente ci sono ministri liberali, ministri popolari, ministri nazionalisti, cioè esponenti appunto della maggioranza della coalizione di maggioranza che vota la fiducia, abbiamo detto, con no, oltre 300 voti e a favore solo 116 contrari. Allora, a questo punto, quali provvedimenti governativi prende Mussolini? Innanzitutto istituzionalizza le squadre d'azione fasciste, cioè trasforma le squadre d'azione fasciste in un nuovo corpo di polizia speciale dello Stato, denominato Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, MVSN, la sigla. Attenzione, questo nuovo corpo di polizia rispondeva direttamente a Mussolini, non giurava fedeltà al re. Notate, questo è molto importante, giurava fedeltà a Mussolini, giurava fedeltà al capo del governo, al primo ministro, sì. Quindi qual è che era il nome di questo corpo? Ma l'ho ripetuto due volte. Del terzo, E poi ok. ti senti il video. E quindi, no, ricordate il discorso dello Stato come monopolio legittimo della violenza, no? Nel senso che comunque Mussolini si garantisce un corpo istituzionale che dipende soltanto da lui stesso, no? E dunque già una situazione istituzionalmente non liberale, perché appunto ci sono dei corpi armati, no, diversificati che non fanno capo a un'unica autorità, cioè all'autorità del re in questo caso, no, l'autorità suprema ufficiale che è quella del re. Questa mossa di Mussolini aveva come obiettivo al tempo stesso di normalizzare e controllare in modo ancora più forte i RAS appunto, delle squadre d'azione. Naturalmente questo significava che gli squadristi venivano pagati, diventavano appunto dei diciamo così, poliziotti pagati. Naturalmente i capi delle squadre d'azione diventavano ufficiali, acquistavano delle cariche anche prestigiose e naturalmente dei notevoli stipendi. No, quindi Mussolini riesce in questo senso a sottomettere completamente i RAS, appunto, dando loro dei benefici statali, trasformandoli in dipendenti statali speciali ben pagati. Ma poi prende naturalmente altri provvedimenti, in particolare contro gli scioperi, cioè utilizza poi le forze di polizia per limitare gli scioperi e riesce a ridurli notevolmente, con
colpisce anche le cooperative di lavoratori, soprattutto di lavoratori agricoli, sia quelle rosse ma anche quelle bianche, anche quelle cattoliche, con provvedimenti legislativi restrittivi, di fatto riesce a soffocare le cooperative dei lavoratori agricoli. Abolisce l'imposta straordinaria sui profitti di guerra che aveva varato il governo Giolitti, e anche diminuisce al tempo stesso l'imposta sulle successioni ereditarie. No, due provvedimenti che chiaramente erano a favore soprattutto della ricca borghesia, ma anche della piccola borghesia, no? Appunto, la successione ereditaria naturalmente interessava soprattutto chi aveva delle ricchezze da fare ereditare ai propri figli, ai propri parenti, come ben potete capire. Ancora, privatizza l'azienda nazionale, l'azienda statale dei telefoni. Ricordiamoci che allora l'azienda dei telefoni era importantissima, era come controllare adesso la rete, come controllare il web. Quindi l'azienda telefonica era di Stato, e invece viene venduta ai privati. E inoltre riduce il personale statale, cioè licenzia dipendenti statali, in particolare molti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, e soprattutto quelli ovviamente più sindacalizzati, quelli più ovviamente legati ai socialisti, in generale appunto gli esponenti della sinistra, chi simpatizzava o addirittura era iscritto ai partiti di sinistra. Scusi. Prego. Ma che senso aveva privatizzare l'azienda dei telefoni? Aveva il senso di andare a favore, da un lato, a favore degli imprenditori capitalisti, a favore della Confindustria, cioè rientra in quella politica, abbiamo visto, di alleanza con la Confindustria, con soprattutto i grandi industriali, politica che era già cominciata con la costituzione del Partito Nazionale Fascista nel 21, durante la quale Mussolini aveva sostenuto, no, che avrebbe anche preso dei provvedimenti a favore dei grandi capitalisti, rovesciando la sua politica, no, il suo programma politico precedente, quello appunto del 19, quello dei fasci di combattimento. Ricordatevi che nel programma dei fasci di combattimento una delle rivendicazioni era l'aumento della tassazione l'esproprio dei profitti di guerra, no, delle grandi concentrazioni industriali italiane, in particolare la Fiat, l'Ansaldo, la Pirelli, e invece quando è al governo, appunto, toglie l'imposta sui profitti di guerra delle grandi industrie italiane, no? Quindi cambia, infatti, adotta una politica economica di tipo liberistico, no? In questi anni la politica economica del governo Mussolini è liberistica, ovvero, come abbiamo visto, diminuire le tasse, in particolare le imposte sulle imprese, ridurre le spese dello Stato anche attraverso la diminuzione del personale statale, privatizzare
privatizzare aziende statali per favorire da un lato ovviamente gli imprenditori privati, ma anche per avere delle entrate finanziarie al fine di ripianare il debito pubblico e dunque di ridurre il deficit. Bisogna dire che da questo punto di vista Mussolini riuscì effettivamente ad arrivare al pareggio di bilancio in questi primi anni, nel 24, riuscì ad arrivare al pareggio di bilancio, cosa rarissima nella storia dello Stato italiano. C'era riuscito soltanto il ministro delle finanze della destra storica, Quintino Sella, nel 1876, solo nel 1876, prima di ora, il Regno d'Italia aveva avuto un bilancio in pareggio. Adesso Mussolini riesce a raggiungere lo stesso risultato perché era interessato a questo risultato, perché ovviamente il pareggio di bilancio in generale, il miglioramento dei conti dello Stato, il miglioramento, cioè la diminuzione del debito pubblico, no, legata ovviamente alla diminuzione del deficit o addirittura no, all'estinzione del deficit, anche se per un anno, tutto questo naturalmente migliorava la situazione finanziaria dello Stato e quindi permetteva la rivalutazione della lira. Rivalutando la lira ovviamente si attenuava di conseguenza, almeno in parte, l'inflazione. Dunque dovreste capire che questa in parte questa politica finanziaria di Mussolini era finalizzata a proteggere i risparmi della classe media, ovvero della piccola borghesia, che lui sapeva benissimo che era la base di massa del partito fascista. Cioè Mussolini no, sa che i suoi principali sostenitori sono appartenenti alla piccola borghesia e quindi cerca di tutelare in questa maniera gli interessi della piccola borghesia. La piccola borghesia risparmia, mette da parte e quindi, quindi è colpita dall'inflazione, e allora Mussolini cerca di rivalutare la lira e di appunto far scendere l'inflazione, e in parte, almeno in parte, effettivamente ci riesce. Ma appunto, forse soprattutto in realtà il provvedimento che gli garantisce poi più successo è quello della riduzione, della drastica riduzione degli scioperi, perché l'opinione pubblica, soprattutto appunto quella moderata, quella legata alla piccola borghesia, era esasperata dalle continue agitazioni sindacali degli anni precedenti, in particolare nel settore pubblico. No, come già vi avevo detto, gli scioperi dei treni, gli scioperi anche dei servizi di trasporto municipali, no, nelle città, soprattutto nelle grandi città, ma anche appunto possibili scioperi dei telefoni, possibili scioperi delle poste, dunque tutti scioperi che colpiscono no, l'utenza e dunque suscitano rabbia, suscitano no, risentimento, che Mussolini è abile a sfruttare, a capitalizzare appunto, dimostrando che il suo governo era in grado di riportare l'ordine, no? Far funzionare ancora no? al meglio l'amministrazione statale, i servizi statali. Ma soprattutto il governo Mussolini vara
due riforme fondamentali. La prima è la riforma della scuola, la famosa riforma Gentile. Mussolini diede l'incarico di ministro della pubblica istruzione a uno dei più grandi filosofi italiani, insieme a Benedetto Croce, che forse avrete sentito, di quel periodo, e cioè Giovanni Gentile. No, Giovanni Gentile. Giovanni Gentile elaborò e varò la riforma del sistema scolastico italiano introducendo i licei. No, bisogna riconoscere che fu Giovanni Gentile a inventare il liceo, ma in particolare nella riforma Gentile veniva introdotto l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole elementari, solo nelle scuole elementari, ma chiaramente per la Chiesa cattolica era un successo significato, di grande valore, perché ovviamente fino a quel momento le scuole statali assolutamente erano state, le scuole statali italiane erano state laiche, il Regno d'Italia fino a quel momento non aveva fatto alcuna sostanziosa concessione alla Chiesa Cattolica nell'ambito della sua attività di istruzione. Potete capire che questo cambiamento è l'esito di un accordo sempre più stretto tra Mussolini e i vertici dello Stato del Vaticano, i vertici politici della Chiesa Cattolica, e indirettamente accordo con il Papa di quel momento, Pio XI, e dunque capite che si collega quell'azione diplomatica che Mussolini aveva già messo in atto a partire dal 21, di avvicinamento ai poteri forti dell'Italia, cioè al partito del re, alla Confindustria, alla Chiesa cattolica. Questo processo di accordo va sempre più avanti, e teniamo presente che se Mussolini era riuscito nell'ottobre del 22 a ottenere la guida del governo, era appunto perché si era accordato, perché aveva di fatto stipulato un compromesso con il re, con la Confindustria, con il Vaticano. Dunque, in questo senso, poi Mussolini continuò sempre a parlare, a sbandierare la rivoluzione fascista. No, Mussolini parla della marcia sempre, prima e dopo, della marcia su Roma come una rivoluzione, e abbiamo visto certo che per alcuni aspetti, ma molto superficiali, poteva somigliare tecnicamente alla rivoluzione russa dell'ottobre del 17, ma in realtà era tutt'altra cosa, perché Mussolini si accorda con i poteri preesistenti. La sua salita al potere, la sua presa del potere si basa su un compromesso con le istituzioni statali tradizionali, e anche non statali, con le grandi istituzioni, le tre grandi istituzioni del Regno d'Italia, e cioè il re, la Confindustria e la Chiesa Cattolica. Quindi in questo senso la parola rivoluzione era decisamente mistificatoria, era ingannevole. Se oltre alla riforma scolastica, nel 23 riforma elettorale, la cosiddetta legge Acerbo. In che cosa consiste?
nel introdurre un premio di maggioranza, cioè la nuova legge elettorale che viene votata a maggioranza dal Parlamento è sempre una legge elettorale di base proporzionale, ma stabiliva che la lista che avesse ottenuto il 51% dei voti, cioè che avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, avrebbe ottenuto i 2/3 dei seggi. Avrebbe ottenuto, no, non la metà più uno dei seggi, ma i 2/3 dei seggi. Questo meccanismo si chiama premio di maggioranza. Diciamo che questo tipo di legge elettorale è un ibrido tra il sistema proporzionale puro e il sistema maggioritario. È appunto un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Ok? È chiaro? Ovviamente Mussolini propone questa nuova legge sostenendo che solo così si poteva arrivare ad avere una maggioranza consistente, capace di sostenere un'azione di governo senza continue crisi di governo, come era successo negli anni precedenti. Quindi anche in questo caso sfrutta una disfunzione, no, del sistema politico liberale che era emersa, come ben sappiamo, negli anni precedenti, dal 19 al 22 compreso, no? Cioè il continuo cambio di governo, Nitti, Giolitti, Bonomi, Facta, eccetera. E quindi l'anno successivo, nel 1924, vengono indette nuove elezioni. Elezioni anticipate, sì, perché nuove elezioni, e Mussolini organizza una lista nazionale includendo naturalmente non solo i fascisti, ma anche esponenti liberali di destra. Invece Giolitti si rifiuta, i liberali più di sinistra, i liberali giolittiani, almeno una parte, un piccolo drappello superstite, presentano una lista propria, ma molti liberali di centro, di destra, anche ex progressisti, si presentano nella lista nazionale di Mussolini, anche i popolari più moderati, più conservatori, più legati al Vaticano si presentano i nazionalisti si presentano nella lista nazionale, anzi i nazionalisti ormai nel 23 erano entrati nel Partito Nazionale Fascista, si erano fusi con il Partito Nazionale Fascista. I popolari, un piccolo gruppo di popolari di sinistra legati al fondatore Don Sturzo si presentano da soli. Attenzione, nel frattempo Don Sturzo, che era segretario del Partito Popolare Italiano, è costretto dal Vaticano, lui era un prete, è costretto dal Vaticano non solo a dare le dimissioni da segretario del Partito Popolare Italiano, perché era contro Mussolini, perché era inviso a Mussolini. Mussolini chiede e pretende le dimissioni di Sturzo, e Sturzo è costretto dal Vaticano a dare dimissioni, addirittura andare in esilio, abbandonare il Regno d'Italia e andare in esilio. Ok, risultati elettorali: la lista nazionale, il cosiddetto, che poi fu chiamato dai giornalisti listone, ottiene quasi il 65% dei voti. Il 65% dei voti, cioè ottiene poi i 2/3
dei seggi della Camera dei Deputati senza nemmeno bisogno del premio di maggioranza, perché no, di fatto aveva raggiunto il 65%, quindi quasi i due terzi dei seggi, no? Come potete... gli altri partiti sono quasi annientati. Il Partito Popolare Italiano prende il 9% dei voti. Il Partito Socialista Unitario di Matteotti prende il 6%. Il Partito Socialista Italiano prende il 5%. Il 5%. Il Partito Comunista Italiano prende il 3,7%. I liberali, le varie liste liberali autonome insieme non raggiungono il 3%. Quindi ricordatevi che il Partito Socialista Italiano era arrivato al 32% e nel giro di due anni scende al 5%, ma anche sommando i voti del Partito Socialista Italiano, del Partito Socialista Unitario e del Partito Comunista, ovviamente arriviamo al massimo al 15%, cioè alla metà dei voti che il Partito Socialista, meno della metà dei voti che il Partito Socialista aveva preso, no, nel 21. Dunque una sconfitta totale della sinistra, ma anche del Partito Popolare Italiano, di tutti i partiti antifascisti. Naturalmente dobbiamo tener conto, che ore sono? Mi manca un minuto. Dobbiamo tener conto che queste elezioni si svolsero in un clima molto diverso da quelle precedenti del 21, perché ovviamente Mussolini controllava la macchina burocratica dello Stato e dunque poteva, diciamo, favorire la propria lista attraverso i funzionari dello Stato, ma non solo, la milizia volontaria, cioè gli ex squadristi inquadrati, in generale anche quelli non inquadrati, fanno una propaganda politica violenta e in alcune circoscrizioni impediscono ai partiti dell'opposizione di presentare le loro liste. No, in poche, a dir la verità, ma comunque in alcune. Ovvero, da un punto di vista della regolarità liberal-democratica, il modo in cui si svolsero le elezioni del 24 formalmente non può essere considerato valido, perché appunto gli elettori furono influenzati non solo dalla pressione del governo, ma anche dalla violenza, dalla minaccia dei fascisti. Tuttavia, e qui per oggi finisco e parlerò del delitto Matteotti a questo punto la prossima volta, tuttavia la consistenza del consenso, no, impedisce di ridurre la vittoria elettorale di Mussolini semplicemente ai brogli oppure alle minacce. Evidentemente Mussolini disgraziatamente era riuscito effettivamente a attrarre il consenso della stragrande maggioranza degli italiani. E questo è un problema storico, questo è un grande problema storico sul quale interrogarci. Ne riparleremo. Bene, vi saluto. Carissimi, a domani. Vai.